primo settembre abbiamo portato in commissione questa proposta di delibera che oggi discutiamo nel Consiglio Comunale. E alcuni aspetti sono stati trattati e ripetuti oggi qui in Consiglio Comunale, ma vale la pena evidenziare quello che è stata la criticità di questa proposta. E la criticità, oltre a ribadire che siamo in un periodo sbagliato per aumentare le tasse, perché se già era sbagliato un paio d'anni fa aumentare del 30% la tassa di soggiorno per il turismo, oggi è drammatica la situazione per i cittadini complessivamente, e questo aumento, che io ho definito orizzontale, quindi non puntuale su chi ha di più deve dare di più, chi beneficia maggiormente della politica deve pagare più di più di altri che a cui non è permesso. E oggi invece si dice aumentiamo tutte le fasce al massimo e incassiamo 1.830.000 euro in più nel 2021. E io ho fatto due ragionamenti guardando un po' il GUP e il bilancio. Il primo è quello in cui dicevamo attenzione che arriverà con la riformulazione ARERA l'adeguamento della copertura dei costi del servizio della Tari, e quindi prepariamoci a questo impatto, che sarà proprio un impatto di come sarà la nuova formulazione del piano finanziario Tari. La seconda, che era collegata a questa recente informazione che abbiamo ricevuto in commissione, era quella di dire quella volta che ci siamo trovati in consiglio comunale per arrivare a una convenzione con ISA Spa, insomma, dove abbiamo introitato 900.000 euro anziché 1.400.000, credo, per sanare quella posizione dei 5 anni di Tari non pagata perché si fornivano da un'altra azienda di servizi e non da Veritas. Avevamo preso l'impegno sia in commissione, voi come amministrazione, noi come opposizione, che avevamo in qualche modo avuto da discutere con voi di questo argomento, che si andava a modificare il regolamento, così l'opposizione che si era lamentata di dire guardate che quella convenzione fatta con ISA andava a contravvenire a quello che prevedeva il regolamento, che diceva tutte cose diverse, però c'era l'impegno dell'amministrazione di dire attenzione che se l'abbiamo fatta per una azienda la faremo per tutti, perché ci sono anche altri contenziosi in piedi che non so come stiano andando, come si stiano risolvendo, se l'amministrazione si sta adoperando per risolverli. E anche su quella partita, che c'erano parecchie aziende molto più piccole, ma magari la somma di queste aziende portavano comunque a introitare un bel importo, e comunque a sanare una cosa che va sanata, e comunque a trattare con equità le aziende quando si affronta un problema che è pubblico. Questa è la prima cosa. E se avessimo già fatto questo regolamento, comunque saremmo intervenuti nel bilancio anche a ridurre il fondo di crediti di dubbia esigibilità di una percentuale X che non so. La sommatoria di queste cose avrebbe in qualche modo fatto respirare anche l'amministrazione comunale, sia in termini di liquidità che in termini anche di finanziari di bilancio. Ma detto questo, andando a vedere poi quelli che sono le partite, saltiamo il 2020. Il 2020 è falsato da questo Covid, sia per le spese che abbiamo, sia per le mancate entrate che abbiamo e sia per i trasferimenti straordinari dovuti dal Covid dati dal governo, a ristorno poi di quelle mancate spese magari non sufficienti. Quindi è falsato oggi il bilancio 2020, ok? Poi ci mettiamo anche a fare il preventivo a fine settembre, che mancano 3 mesi, e fare quasi un quasi consuntivo, insomma, delle cose, perché le cose sono state fatte, sono state spese, gli incarichi dati, e quindi ha proprio anche senso intervenire, se non per gli interventi giusti che ho sentito e per le discussioni fatte in commissione. Ma andando sul nocciolo della questione, poi chiudo, se abbiamo ancora un po' di tempo,
Io guardavo, sentendo l'assessore sulle spese necessarie, sui servizi indispensabili per il 2021, da sopperire con questo 1.800.000, vedevo che però c'erano degli aumenti interessanti su settori che, per carità, non mi metto neanche a guardare il sociale, ok? Per adesso, da qua al 2021, non mi metto a vedere il sociale, perché è sempre stato un settore che ha drenato molte risorse economiche del bilancio comunale e sono servizi, insomma, da mettersi la mano sul cuore a volte, e comunque dall'altro lato sempre lamentato un poco o non sufficiente controllo sulle cose che diamo e se sono giustamente date, perché a volte qualcuno se ne approfitta e qualcun altro che ha bisogno rimane indietro perché finiscono, e quindi maggior controllo. Questa è una raccomandazione che non c'entra con l'IRPEF. Missione 1, quella dei servizi istituzionali, gestione e servizi generali del comune, che dal 2019, saltando quindi il 2020 falsato, dal 2019 al 2021 le spese aumentano di 600.000 euro, e l'altra invece è lo sviluppo e tutela dell'ambiente e del territorio, che dal 2019 al 2021 aumenta di 800.000 euro. Quindi siamo già a 1.400.000 di servizi che, adesso vado con beneficio di inventario, perdonatemi, che non sembra siano necessari o indispensabili, però magari poi l'assessore o adesso o quando discuteremo di bilancio, insomma, magari o il sindaco meglio, avranno da dirmi qualcosa in merito. Quindi voglio dire, a conclusione di questo intervento, che ci sono tutti gli estremi per intervenire su quello che ha detto il sindaco prima del 2021, quindi prima di far ereditare alla prossima amministrazione, perché questo è il senso, un aumento tale e una difficoltà tale per i cittadini, soprattutto in questo periodo. Non vorrei che, come spesso è successo in questo emiciclo, che qualche promessa venuta dall'amministrazione poi non sia stata corrisposta nelle cose concrete da fare o sia andata nel dimenticatoio, perché ricordate, noi ci segniamo tutto, la stampa scrive, i cittadini si ricordano, poi se si continua a dire dal prossimo anno modificheremo, tra 2 anni cambieranno le cose, se quando sarà il momento faremo quello che dobbiamo fare, i cittadini hanno bisogno di certezze, quindi se mettiamo in fila poi le cose che non vengono rispettate, diventate meno credibili di una banconota da 30 euro. Grazie.